Allora, mister, buongiorno. Vigilia di una partita importante, potrebbe far fare il famoso step in più al Grosseto nella parte sinistra della classifica. Mobilieri Ponsarco, è stata la tua prima partita sulla panchina mista. Come ci arriviamo? Tranquilli, sereni, come al solito. La seconda, giustamente, la prima vittoria. Sì, tranquilli, sereni, come al solito. Abbiamo lavorato bene in settimana, la affrontiamo con grandissima serenità. La squadra a livello di infortunati, chi ha recuperato e chi non ha recuperato? Abbiamo Cretella, che fortunatamente è sulla via della guarigione, e abbiamo Bruni, che in settimana ha avuto un piccolo risentimento e in maniera del tutto precauzionale aspettiamo di sapere l'entità del danno prima di rischiare qualsiasi cosa. E Messini poi? Messini fa parte della convocazione, Messini sta bene. Quindi potrebbe essere anche impiegato a fare l'esordio nel corso della partita? Cioè, potrebbe tranquillamente capitare. Mister, sarà una partita, diceva giustamente Yuri, da secondo step, ma non solo, perché è inutile nasconderci, la classifica si guarda un po' tutti e vista la giornata potrebbe esserci anche un doppio sorpasso con lo scontro diretto anche tra Seravezza e Livorno. Questa è un'occasione, potremmo definirla quasi più unica che rara, per come si incastrano le partite e per l'occasione che avete, visto che anche la Mobilieri non è in un momento felicissimissimissimo. Allora, di solito quando ragioniamo sulla partita non ragioniamo mai su quello che potrebbe accadere sulle altre, anche perché penso che a tutti, non solo a me, il campionato ci ha insegnato che non esistono risultati scontati. Ogni domenica c'è sempre una squadra che potrebbe fare risultato, quindi quello che interessa a me è fare 3 punti per dare continuità al lavoro che stiamo facendo, per dare ancora morale di più alla squadra e per cercare, come sempre, come dico sempre io, di alimentare il progetto. Poi il risultato delle altre squadre, diciamo che veramente vi interessano poco o nulla. 1-2 davanti ormai? 2-1. Noi, cioè, là davanti abbiamo la fortuna di avere giocatori come Rotondo, Scafidi, Cesaroni, Bojan, Gomez, Giustarini, che mi danno la possibilità anche durante la gara di giocare a 3, di metterci 1-2, di metterci 2-1. Poi mi affido anche molto all'intelligenza dei giocatori, nel senso ci sono dei momenti in cui è meglio stare stretti perché abbiamo densità, in altri momenti quando prendiamo palla cerchiamo di coprire l'ampiezza del campo. Però alla fine è una soluzione mai definitiva lì davanti. È sempre, come dico io, è sempre qualcosa di è sempre come se ci fossero dei lavori in corso, nel senso che ho la fortuna di poter scegliere e me la godo. Caprioli domani? Caprioli viene in panchina a disposizione del gruppo. Caprioli è come tutti gli altri giocatori, tutti sono utili alla causa. Io, come vi ho sempre detto, cerco di gestire il gruppo, lo spogliatoio, la squadra, dove tutti quanti si possono sentire protagonisti all'interno del progetto. Poi è normale, c'è il protagonista principale che ha la scena e c'è quello che magari in 5-10 minuti deve essere bravo a cogliere l'occasione. Nel mezzo, dubbio per quello che si è visto durante la settimana? Ma nel mezzo noi abbiamo 5 giocatori in questo momento, abbiamo 5 giocatori per 3 posti, abbiamo Giambò, abbiamo Caprioli, abbiamo Carannante, abbiamo Pasciuti e abbiamo Cesaroni. Penso che io, come sempre, ho sempre 8-9 undicesimi nella testa, perché comunque alcuni dubbi me li porto dentro, ma solo per un semplice motivo, perché io penso che le troppe certezze non sempre aiutano, bisogna mettersi in discussione. Io guardo gli allenamenti, guardo la settimana e poi, come al solito, mi faccio guidare dalle certezze e dalle intuizioni soprattutto. Senti, a proposito di certezze, visto che noi domenica non abbiamo potuto parlare del dopogara, no? È stata una delle più belle prestazioni, almeno su quanto gestione, direi anche nel corso dell'anno sicuramente. Che certezze hai tratto dalla partita meritatissima con la vittoria di Castello? Più che certezze, mi sono portato dietro un qualcosa che già credevo. Io della partita di Seravezza Pozzi, parlando alla squadra, ho detto che avevo la sensazione, ed ho ancora la sensazione, che stavamo diventando squadra, perché è stata una partita sporca, è una partita dove se non ti aiuti, se non ti, come dico io, se il gruppo non si amalgama, non si unisce, difficilmente puoi portare a casa un risultato su un campo del genere. Stavamo in emergenza e quindi la squadra in quel punto, in quella prestazione, nel fare fatica e nel portare qualcosa a casa. Poi mi è piaciuto anche
tra virgolette, la delusione un po' che si respirava negli spogliatoi per non averla vinta, quindi vuol dire che la squadra è consapevole di quello che deve fare. A Seravezza, quindi dico che più la partita di Città di Castello, a me quella che mi è piaciuta di più è Seravezza Puzzi. Città di Castello mi è piaciuta perché, come giusto, abbiamo giocato a calcio, abbiamo avuto grande possesso palla, abbiamo avuto presenza in area di rigore, abbiamo creato tantissimo, però da allenatore quella che mi è servita e che mi ha dato tanto è stato più Seravezza Puzzi. Città di Castello va fatto un plauso alla squadra, però la Città di Castello, Seravezza Puzzi devono essere già messi accantonate perché c'è il Ponsacco. In settimana ho fatto un punto consueto, avevo evidenziato questa importanza sempre della fase difensiva, siamo tornati a essere la quarta migliore difesa, speriamo di salire ancora. C'è stato, da quando c'è la proprietà Lagoni, un piccolo step anche a livello di fase realizzativa, però ecco, lì ancora ci manca forse qualcosa, per quanto creiamo, per il potenziale che abbiamo, ancora ci manca quella. Sì, ci manca sicuramente il poter fare una vittoria rotonda, quello è vero, ci manca, però da allenatore la leggo in maniera diversa, nel senso, la mia preoccupazione può nascere quando non creiamo, nel senso, quando non crei, quando non sei presente in area, quando ti devi affidare a qualche conclusione sporca, lì nasce la mia preoccupazione. Però quando vedo la squadra che crea, che arriva con una certa facilità in area di rigore, che la riempie, che calcia in porta, poi dopo io parto dal presupposto che gli attaccanti vogliono sempre far gol, poi a volte c'è la bravura del portiere come domenica, a volte c'è l'imprecisione del giocatore anche sempre come domenica, però fa parte del gioco. Una cosa, quindi tutto bello, una cosa invece ci sarà, perché sennò non sareste, c'è sempre una cosa che non va, cos'è che non va ancora in questa squadra che vuoi vedere migliorare? No, nella squadra non c'è nulla, devo migliorare io. No, nella squadra non c'è nulla, devo migliorare io, perché io penso che la squadra sia lo specchio dell'allenatore. E in questo momento, quando qualcosa non va nella squadra, è l'allenatore che non riesce a far passare il messaggio, è l'allenatore che non riesce ad incidere. Io penso che in questo momento una cosa che debba dare alla squadra ed è mia completa ed unica responsabilità è la continuità. Ma nella squadra va tutto bene. Io credo sempre, ma non per darmi un peso eccessivo, magari responsabilità perché voglio far da scudo, io non la penso, magari qualcuno la legge, il mister vuole proteggere i giocatori, il mister protegge, no, io penso che la bellezza, io chiamo la bellezza perché io amo il mio lavoro, la bellezza del mio lavoro sta nel sapere che tu puoi incidere, nel momento in cui io penso che un allenatore non ha più la certezza o la convinzione di poter incidere non può fare questo lavoro. Cioè affidarsi al caso, affidarsi alla fortuna, affidarsi all'episodio, no, un allenatore deve avere la capacità anche a livello mentale di poter sempre incidere, quindi se la squadra deve trovare continuità sta a me trovare le corde giuste. Mister, domenica ritroveremo il mare in mano Fratini, cosa ne pensa di questo giocatore? No, lo conosco perché ho guardato, come sempre studiamo l'avversario, penso che Fratini sia un ottimo giocatore, un ottimo palleggiatore, un giocatore capace di dare il ritmo alla squadra, di dare ordine, di dare fraseggi, un giocatore che come tutti gli altri, io penso come tutto l'organico del Ponsacco rispettiamo, che ci hanno giocatori come Mencagli, come Remorini, come Nieri, come Carli, come altri che oggi non faranno parte della partita, che saranno squalificati, però penso che il Ponsacco sia una signora squadra e io poi parto sempre da un presupposto che, come dico io, rovescio la medaglia se fossi dall'altra parte, quando affronto il Grosseto do sempre il doppio di quello che do per affrontare un'altra squadra. Mister, con Bruno in dubbio e i 2-2004 a sinistra, nel caso in cui Bruno non dovesse farcela, Moscatelli è messo. È Bruni? Ho capito male io, niente. La mia domanda risulta completamente inutile. No, però capisco dove... Cioè, ho capito, non trovo qua. Era la giocata sulle quote. Esatto. Eventualmente se ci potesse essere ma giornata, io anche lo... con Bruno Centrale. No, ma io gli ho detto, io sono aperto, da allenatore quando come adesso siamo nuovi, no? Come vi ho detto all'inizio che ci stiamo conoscendo, io nel costruire una squadra cerco sempre di basarmi sulle certezze, cerco sempre di affidarmi prima a quelle che sono le certezze e poi dopo nel crescere, nel trovare certezze, nel trovare equilibrio, nel trovare dinamiche, è normale che poi i vari Messini, Moscatelli, Gianboca, loro troveranno sicuramente spazio perché sono giocatori di qualità che daranno sicuramente tanto al progetto.